Benvenuti in questo nuovo video. Siamo sempre Roberto e Lorenzo. Allora, in questo video avevamo fatto prima un video dove facevamo vedere che avevamo preso mamma orco. Ora cercheremo in 15 minuti, anche di più, di prendere Babbo Orco e poi i suoi figli e basta. In questo oggi non so, forse ne faremo anche un altro, in caso altri. Però vi diremo che non giochiamo solo noi allo Hobbit, ma giocheremo anche ad Halo 4 e ad altre cose. Allora, siamo qui sempre a Erebor. Siamo ritornati ai nostri 2 milioni di monete, sempre facendo quel bonus. E ora andiamo subito a volare con la nostra armatura da maiale. Ma questo è grembiule da cucina, sì. Ma che ti serve? No, era quello che dava mamma orco. Allora, mettiamoci la nostra armatura. Allora, Robe, Babbo Orco si trova al passo del Caradhras. Non dirlo a me, dirlo a tutti i nostri amici telespettatori. Infatti, ragazzi, se volete trovare il potentissimo, com'è che si chiama? Non sono scordato, Babbo Orco, ecco. Dovete andare al passo del Caradhras, che ando cazzo sta qui, ma te non ce l'hai mica, era qui E come faccio ad andarci? Io che cavolo ne so. Vabbè, semmai ci andremo a piedi. Lo fai in un vagonetto, quota di combattimento, chi cerca trova. No, c'è una missione che si chiama al Caradhras, che si chiama proprio Tutti amano il gorilla. Allora andiamolo a piedi, Lore. È no, l'unica. Sì, a piedi da Erebor al Caradhras. No, da qui, da Caradhras. Prendiamo il nostro maialino e andiamoci. Mamma mia, ragazzi. Vi ricordate nel primo video che abbiamo fatto è venuta una schifezza, però è perché non si vedeva. Ora ho costruito, in pratica, non con le mie mani, ma mi hanno aiutato a costruire un reggitelefono e guardate ora la differenza, cioè non si muove nemmeno di un millimetro. Ah, così. Ecco perché a te non te la dà la missione, capito tutto. Intanto fermiamo e pampane questo. Mamma mia, ma ci sono sempre anche quelli. Dai! Lore, prendi un qualcuno, una lupo. Sì. No, ma un secondo, Robe, qui nei dintorni ci dovrebbero essere due personaggi molto rari. O meglio, si vedono, però sono inutili. Allora, c'è da prendere la bestia Goblin e Bolg. Li vuoi prendere ora o dopo? Ora, che è meglio. Allora, il posto destinazione. Già 3 minuti. Sì, ho perso 15. Prendi il maiale, non il maiale, volevo dire la zebra. Poi vi faremo un video per vedere come si modificano gli animali. No, ma si fa ora perché ci serve l'orco per... Sì, ma fargli vedere come si modificano gli animali che noi abbiamo visto. B, 45.000. Ecco, allora. Non quanto il nostro che costa 100.000, il nostro necromante, faglielo vedere, 75.000. No, il necromante costa 666.000. Vabbè, molto. E fagli vedere qua il necromante, andiamoci con il necromante da lui. No, necromante? Sì, il necromante. Ah, eccola, la vediamo questa goblin. Sì. Speriamo di non disturbarla, magari cagava. Guarda, se vuoi ti fa un cesto nuovo. Bravo, un cesto. È forte? Sì, abbastanza. Perfetto, 2 personaggi in più. Ora direi che possiamo andare a trovare il bambino. Bambino? Il Babbo Orco. Ah, ma per caso te ce l'hai, te non vorrei che ti mancasse. Come si chiama?
Senti, Baborco non lo so perché ci vuole più tempo. Magari cerchiamo i figli. Ok, figli, allora. Scusate ragazzi, davvero, mi dispiace tanto, ma l'orco, te non sei avanti con i progressi. Andiamo a prendere subito uno dei figli orchi. Ma cosa devo fare poi per prendere quella cosa? L'orco, devi andare lì travestito da Urukai, lo vedi? Se vai a Ponte Lagomirgo, ti trasformi in Urukai. Chi è Urukai? Quell'orchi strani con l'elmo, così, l'hai visti a casa mia? Ma poi me li fai vedere? Allora, che ne Perché tu dici di ce l'hai? usare la lama delle ombre? Aspetta, allora, te c'hai un pollo. Ah, questi sono gli Urukrai. Eccolo l'Urukai, lui. Uso lui con la lama delle ombre, ok? Sì, guardate, è una bomba. Perché guardate cosa fa la lama delle ombre? Vabbè, credo lo sappiamo tutti. Sì, Mi guardate. crea un guerriero in Morgul. Vai! Fa le vostre stesse mosse. Andiamo prima che finiscano, che siamo già a 6 minuti. Sì. Sì, 6 minuti. Manifestazione dagli arachnidi. Corri, Lore, che siamo a 6 minuti. E robe. Ci vuole tanto? No, sì. Allora, lasciamo questo uccello marcire. No, no, lei non si chiede nulla, tanto non si muove le mosse. Forza. Ci devi solo lottare. No, ora devi parlare con questo qui. Poi leva la lama delle ombre che non si vede benissimo, Lore. La? Lama delle ombre. Poi levala. Sì, ok. Intanto ci combatto contro i ragni perché una lama più forte di questa. Oddio, scusate, raga, ho premuto qualcosa e la visuale non va bene. Però se guardiamo bene in basso qui abbiamo Guglielmo, uno della famiglia degli orchi. Andiamola a prendere allora. Sì. Aspetta che questa lama delle ombre mi sta arruffando un po' la testa. Cambio personaggio, eh. Leviamogli anche la lama delle ombre. Mettiamo Sauron. Il No, no, Sauron non si vede benissimo. modello di perché è di fuoco? Sì. Mettiamo un altro personaggio. Perché? Perché fa sfogare un po' l'immagine. Ah, ok. Niente. Ma anche questo villaggio fa sfogare le immagini. Ci credo, siamo un po' scuato. Mettiamo un attimo in Metto pausa. pausa. Ecco, siamo tornati, stiamo combattendo contro. Contro Guglielmo. Si è messo a sedere. Ecco, andiamo qui e compriamoci Guglielmo. Ragazzi, Abbiamo Guglielmo. mancano i due figli. Non ce la facciamo, mi sa. Sì, ce la fai. 9 minuti. 9 minuti? Ce la faremo? Mi sa che quello lì è in estasi. Comunque, chi è lui? Goblin? Scrivo. Goblin scrivano. Vai, mettiamo, compriamolo. No, no, no.
guarda. Chi è lui, quello col triangolino? Ah, lui. Lui è Green. Sì, allora, prendiamo lei, io chi è? Lui, Thorin armatura. È Thor armatura, corazzato. Dai, prendiamo Thor. Mettiamo un Thor armatura. Sì. È lì l'aquila. Ecco, ora si vede molto meglio. Qui c'è un cubo in mitril. Dovrebbe almeno. Allora, ragazzi. Sì, impostiamolo. Allora, poi non so se siete interessati a vedere anche... Allora, ora stiamo... Ah. Oh, c'è un manifesto, grazie, lo so, sì, sono io, anzi, grazie. No, non intendo comprarlo, sono povero, grazie. Certamente scherziamo, Allora, non so se stoppare il video o no, perché forse a voi non importa questa cosa qui. Sì, Robert. Vabbè, non importa. Così. Cioè, solo 10.000? Sì, perché vedrai, l'ha già preso. Cosa c'era là dentro? Un blocco di mitri. Non l'ho preso, se no non c'era. Era disegnino. Allora. Oddio, scusatemi un sacco, Ho messo un po', speriamo che si veda bene. Poi cercherò delle indicazioni come fare. Allora ragazzi, come cazzo si arriva? Saltando qui non si può. Sì, con l'elfo. No, non c'è l'elfo, c'è un'altra strada. Con un elfo, fidati di me, lì si salta con un elfo, ci si arriva. C'è qualcosa in aria, forse. Vedi, ti dice di andare qui. Sì, lo so, l'ho impostato io. Metti l'elfo, metti, fidati. Oh, non c'è l'elfo. Prova a saltare, guarda. L'elfo salterebbe più in alto. Sì, ma se ti dico che l'elfo non ci Ma va... se lo scegli, prova. Guarda. Sali, salta. Non va. Ma provaci a prendere un elfo. Oh, che palle. Guarda, ora se ci riesco. Ma sta vedendo che non ci riesci. Vai. No, devi saltare. Va. E scendi giù e salta. Non l'hai capito allora. Buona. Guarda. Non c'è ho perso la scommessa, raga. Allora come si fa ad andarci? C'è un modo, perché io l'ho preso troll. No, seguiamo i gettoni, seguiamo. Seguiamo i gettoni. Mi sa che bisogna andare lì dove c'è il manifesto di oggi. Mi sa che bisogna ritornare qui. C'è un modo. Vabbè, siamo a 14 minuti e 10. Mi sa che lo faremo... Ah, ecco, vabbè. No ragazzi, nemmeno qui. Allora ragazzi, allora vabbè, non importa con questo. Scusateci perché questo video ci è venuto veramente male. Ma però lo caricheremo lo stesso. Vabbè, poi troveremo i video. Però abbiamo fatto lo stesso, il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto, cioè prendere quelli della famiglia Orco, un bambino della famiglia Orco. Quindi con questo video è tutto. Vi salutiamo ancora e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Ci rivediamo al prossimo video. Bella raga.